Noi abbiamo per ogni piatto un abbinamento con un buon vino, con una buona bevanda da abbinare. In questo caso abbiamo un grande campione, un campione per quanto riguarda il comparto dell'enogastronomia, dei vini. Lui però è un uomo dal savoir-faire innato, è un uomo che ama le donne e quindi in ogni sua trasferta, allora, perché allora lui viaggia, allora è amico mio. È amico tuo, anche lui allora è un Don Giovanni. Perché lui, pensa, è riuscito a catturare 3.456 paesane di un paese che stava sul Monte Bianco con una bottiglia di vino. Facciamo entrare l'uomo più gettonato delle Alpi e delle montagne, con o senza neve, Matteo Carreri. Prego, il nostro ambasciatore del vino. Ma la prossima volta che vanno in montagna mi porti? Assolutamente sì. Sono già in fila, io non mi porta mai. L'unico campione sei te, se devo essere sincero. Non ho detto l'età, perché molte donne erano anche abbastanza avanzate. Con questa attenzione meticolosa che volevi saltare ogni singolo ingrediente qua dentro, per me l'abbinamento era soprattutto un abbinamento di grandi equilibri. Quindi hai scrutato che cosa dovevamo... Assolutamente sì, è quello di esaltare ancora di più il tuo piatto. Bene. Poi ho voluto fare anche un abbinamento cromatico e dunque ci ho messo un vino rosato. Zona particolarmente evocata per i vini rosati, andiamo in Puglia, in questo caso è un primitivo. Il produttore è Giuliani, sono produttori, pensa, da quattro generazioni a Gioia del Colle. Fanno questo vino con grande amore e con grande passione. Questo produttore, che si chiama Vito, qua dentro ci troviamo veramente il suo cuore. Eccezionale. Allora direi di fare un brindisi con un gran vino che possa accompagnare questo per gran un grande piatto. Campione, grazie della Gioia. Chef, alla sua. Alla vostra. E allora io direi di andare a questo punto a vedere il dolce che la nostra Manuela ha preparato per l'ospite della puntata di oggi. Ecco. Ma che qua. Bello. Allora, Manuela. Questa qui è una pastiera moderna, quindi una rivisitazione in chiave moderna di un dolce tipico napoletano. Abbiamo una base di frolla profumata all'arancio, all'interno una mousse di ricotta, sempre profumata ai fiori d'arancio, perché è così che funziona. E all'interno abbiamo messo la tipica farcitura della pastiera, che è il grano. Grano, perfetto, il grano al latte, anche sopra ripassato in padella. Ma che bello sta torta, la faccia è straordinaria. A me niente questa puntata. No, io vengo a comprarle no. Tutte. Toni, tu la vedi tutti i giorni a lei, te ne puoi fare tante. Oggi sono solo io, questa me la porto io a casa. Hai ragione, hai ragione. Io ti ringrazio per essere stato qua con noi, non potevamo che concludere con un pizzico di dolcezza. È stato un vero onore avere a Chef in Campo un campione mondiale come te. Ringrazio naturalmente. Sei simpaticissimo e bravissimo. Grazie, grazie, ma non sono un campione però. Anzi, no, lo sono dell'assaggio. Siamo tutti dei campioni. Nella testa dobbiamo essere tutti campioni. Ma io anche del palato, credimi, assaggio sempre tutto. Grazie. Allora, Maurizio, io ringrazio anche voi. Grazie. Naturalmente, cari compagni di questo viaggio, di questo campionato del gusto che ci porterà ancora per altre puntate. Naturalmente saluto i nostri telespettatori prima che cianci con le parole finali. E ricordate, ogni sogno ha un obiettivo. Se vuoi diventare un campione, raggiungilo con la giusta determinazione. Cin cin. Ciao a tutti. Ciao.